presidente Diodato Abbagnara, una giornata di grande festa, un momento di orgoglio sicuramente vedere qui nel piazzale tantissimi giovani che si avvicinano alle attività dell'esercito. Beh, quello sicuramente, oggi è sicuramente una giornata ricca di soddisfazioni. Vedere comunque sia tutti questi giovani qui all'interno della caserma d'Aosta mi riempie di gioia. Anche perché noi tentiamo e cerchiamo quotidianamente di integrarci qui nella città di Salerno e soprattutto di conoscerci e farci conoscere, ecco che è l'aspetto fondamentale. Quindi spero che questi giovani delle diverse età, diverse scolaresche, possano sentirsi oggi a loro agio. Una giornata di caserme aperte per toccare con mano insomma, le attività dei vari corpi delle forze armate, un 4 novembre che però è cambiato negli anni, una festività, una ricorrenza che viene sentita in maniera diversa rispetto al passato. Beh, quello sicuramente, magari alcuni anni fa generalmente le feste erano soprattutto a livello interno, oggi viene estesa tutto comunque alla nazione perché qui facciamo caserme aperte a Salerno ma anche in altre parti d'Italia e dà la possibilità di integrarci con il mondo civile, anche perché comunque è una ricorrenza che sebbene diciamo, sottolinei la festa delle Forze Armate è la festa di tutti. Ecco, dal contatto con i ragazzi oggi che percezione hanno rispetto agli uomini che indossano la divisa e fanno parte di un corpo militare? Beh, almeno oggi sanno, magari le scolaresche sono venute qui, che cosa fanno i cavalleggeri guide, cioè hanno la possibilità di vedere l'addestramento, i mezzi e non soltanto quando capita di vederli in TV, magari i soldati impegnati nelle diverse attività internazionali, giusto per rendere conto e farci rendere conto un po' a tutti che magari i cavalleggeri sono una parte della realtà di Salerno e che viviamo nella caserma d'Aosta integrandoci con tutta la città. Oggi qui festa, ma invece i cavalleggeri guida in questo momento dove sono impegnati? Beh, generalmente noi adesso siamo in attività, alcune attività esterne e preparatorie perché magari a breve i cavalleggeri guida avranno la possibilità di essere impiegati nel comando della piazza di Napoli per l'operazione strade sicure. Questo ci inorgoglisce per un duplice motivo. Il primo perché diciamo, una caserma campana può garantire la sicurezza sul territorio campano. Il secondo perché magari generalmente la preparazione si dimostra ancora una volta che serve per le attività internazionali ma anche sul territorio nazionale. Eccolo, sì. Uttei? Me lo da me così diciamo io. Sono, come vedi, sono belle piazzate, sono grossi, sono più bambini. Concorso ad hoc per tiratori scelti a Cesano di Roma.
di guida, non ho capito. E qua è il comando di parte. Voglio candida, gli piacciono i pedagogisti. Fino a te, vedi? Gli piace che... È una cavalla, gli piace la cavalla. C'è questa scena dall'alto, ma che ci ha fatto una cavalla? È cacciato 5 mesi, non mi dicevi. Comunque, ha fatto una cavalla in Toscana. Siamo già tutto le documentazioni. Sì, portiamo i bambini. Ah, c'è una cosa bella. Sì, quella... Mi fa piacere. Già, il pezzo di scena. Prende la zarefa. Stressavamo, portavamo qualcosa per i bambini. Perché poi non c'era... No, non ha fatto i ripresi, però. Si ripresa così, no. Via, dammi.